A Foggia si inaugura la prima filiera etica del pomodoro, attraverso cui si cerca di combattere il triste fenomeno del caporalato. Tutto questo è possibile grazie all'intervento, l'appoggio e il supporto della famiglia Pomarico, e qui Francesco ci spiega perché hanno deciso di, accogliere questa iniziativa. Perché no? Perché comunque la Puglia non può essere vista come la pecora nera del caporalato. Noi abbiamo iniziato con 100 persone, 100 persone che hanno avuto un alloggio e hanno un tetto sulla testa, hanno un pasto caldo, vengono trasportati con un bus messo a disposizione dalla Regione Puglia. Quindi è un primo passo per dare una mano ai nostri ghetti pugliesi di liberare queste persone dal caporalato. La vostra impresa contribuirà con la distribuzione del prodotto finito. Cosa vi aspettate? Che risposta vi aspettate dai consumatori? Ah, il marchio è Yam, è liberi di scegliere. Il consumatore può scegliere tra un prodotto certificato etico e un altro prodotto. Quindi adesso noi faremo di tutto per mettere in condizioni il consumatore di fare la scelta giusta. Adesso toccherà poi a loro decidere. Il progetto è in crescita, si parla di 700 lavoratori già l'anno prossimo. Ah, me lo auguro. Io credo che il consumatore sarà pronto a comprare questi prodotti. Da 700 possono diventare molti di più se riusciamo tutti insieme a rimare nella stessa direzione.